la musica così facciamo per le persone. Sì. Allora, quest'oggi sì, FMR celebra a Roma il genio di Michelangelo. Il motivo di Michelangelo, questo volume, quindi anche Wonderful e Officina. Ecco. Sì, è già questa no. Rispondo, o me la fai? Adesso la faccio. 1-2, 1-2, 1-2. Marilena Ferrari. Ok? 1-2? Ci sei? Marilena Ferrari, quest'oggi FMR celebra a Roma il genio di Michelangelo. Cosa significa? Significa che FMR in questi ultimi anni ha elaborato un progetto relativo proprio a un libro che è tornato ad essere come il libro nel Rinascimento. E il nostro prima opera, il nostro primo Book Wonderful, non poteva non essere dedicato a Michelangelo, che è stato in assoluto l'artista rinascimentale perfetto. E poi perché proprio in un altro maggio, 500 anni fa, Michelangelo iniziava a dipingere la Cappella Sistina, quella che poi è divenuta un'opera patrimonio di tutta l'umanità. Faccio le facciacce. No, va bene. No, perché mi sono preso. Sì, no? Sì. Momento. Il Book Wonderful. Che cos'è un Book Wonderful? Beh, il Book Wonderful fondamentalmente oggi si può definire una grande provocazione, perché è un libro esattamente come quelli, dicevo, che nascevano nel Rinascimento, quindi un'opera d'arte totale, dove ha concorso l'intelletto, il genio creativo e la bellezza sensuale della fattura. Opere d'arte totali che, dicevo, oggi sono provocatorie, oggi nell'epoca della globalizzazione, oggi nell'epoca dove il contenuto viene smaterializzato nelle pagine di internet, dove tutti i prodotti vengono creati per durare poco, ecco il nostro Book Wonderful, un'opera nata per creare, per durare molti anni nel tempo e per celebrare la grande eccellenza italiana. Perché FMR ha scelto Roma per presentare l'Officina dello Splendore? E che cos'è l'Officina dello Splendore? Dunque, noi abbiamo scelto Roma perché Roma è la capitale del mondo, perché la Cappella Sistina è qua. Poi successivamente lo presenteremo a Bologna, dove quest'opera è nata. E l'Officina dello Splendore è un'autentica officina rinascimentale. Noi ci siamo trasformati da casa editrice in officina rinascimentale e operiamo quindi al nostro interno favorendo una collaborazione strettissima tra tutti gli uomini del fare e tutti gli uomini del sapere, che sono uniti da una continua tensione all'eccellenza e a un concetto di qualità come valore fondante. Quest'oggi viene presentata qui a Roma anche la Fondazione FMR Marilena Ferrari. Qual è l'obiettivo di questa nuova fondazione? Ma la Fondazione Marilena Ferrari, che si è costituita per essere in assoluto il luogo dell'eccellenza dell'arte del libro, il luogo della valorizzazione, della tutela della sua storia, ma anche il luogo della valorizzazione e tutela del grande patrimonio artistico italiano, è un progetto fondamentale nel grande progetto Officina dello Splendore, perché nel progetto Officina dello Splendore viene ripreso un libro
che ovviamente per le sue caratteristiche di realizzazione è presentato in pochissimi esemplari nel mondo, quindi la Fondazione veniva a supportare il progetto elaborando contenuti, elaborando ricerche, elaborando una serie di iniziative culturali che venivano destinate, che verranno destinate ad un pubblico invece molto più allargato. Grazie. È un argomento difficilissimo, eh? Grazie. Grazie.